Senta, Amnesty International ha chiesto di bloccare la vendita di armi all'Arabia Saudita. Perché su questo il governo non è intervenuto? Credo che bisogna essere molto concreti e dire che sui temi della cooperazione internazionale e a livello internazionale anche del commercio, il governo italiano ha sempre avuto una posizione netta e una posizione chiara fuori da ogni ipocrisia. L'Arabia Saudita fa la guerra in Yemen, Ministro. C'è un problema di finanziamento all'ISIS da parte dei paesi con cui siamo in attività commerciali? Arabia Saudita, Kuwait. Il ministro dell'interno Angelino Alfano parla di cooperazione internazionale, ma l'Arabia Saudita come usa le bombe prodotte in Italia? L'Arabia Saudita è un paese che sta guidando una coalizione che bombarda lo Yemen dal marzo di quest'anno, anche su civili, con obiettivi non militari come ospedali, moschee, mercati, abitazioni. Dopo i fatti di Parigi, nella guerra al terrore, tra ambiguità e imbarazzi a vincere è l'industria delle armi. Se si osserva l'andamento della borsa, si scopre che i colossi del settore guadagnano e come. Un balzo in avanti è stato registrato anche dalla nostra Finmeccanica, più 8%, azienda di Stato impegnata nel settore della difesa. Nel business globale, che vale miliardi di euro, l'Italia fa affari. La nostra Finmeccanica ha chiuso un accordo con il Kuwait, commessa da 8 miliardi di euro per la vendita di 28 caccia militari. Peccato che nessuno chieda conto dei finanziamenti privati provenienti da quell'area diretti all'ISIS, registrati nel recente passato. Ma è possibile bloccare la vendita di armi a paesi in conflitto? Lei è Emma Bonino, nel governo Letta, è stata ministra degli esteri. Ha visto quello che succede per le bombe che vanno in Arabia Saudita? Il problema è un processo di trasparenza e anche di conoscenza che tipo di armi si vendono. Lei bloccò però la vendita di armi verso l'Egitto? Lo bloccai in quel momento perché mi pareva che la situazione non consentisse, diciamo, una sicurezza sull'utilizzo degli armamenti. Quindi il governo può bloccare la vendita e l'esportazione di armi? Certamente, perché caso per caso lo può motivare e lo può fare. Vedete, le bombe vengono trasportate a centinaia dai camion alla stiva dell'aereo. 18 novembre 2015, aeroporto civile di Cagliari. I pullman si stanno mettendo davanti al nostro obiettivo per nascondere la visuale. Ma la scena si riesce a riprendere lo stesso. Vedete, ecco, ancora bombe. Sono a bordo. La produzione è firmata RVM Italia, una multinazionale che ha sede nella provincia di Cagliari e che ha ottenuto dal governo italiano tutte le autorizzazioni necessarie. Sentite dove sono finite nei mesi scorsi le bombe secondo Amnesty International. Sono stati ritrovati nei luoghi colpiti da bombardamenti dell'aviazione saudita le stesse bombe prodotte dalla RWM e partite dalla Sardegna. La guerra in corso da 8 mesi ha provocato 5.700 morti, almeno 830 tra donne e bambini, 20.000 feriti, oltre 1 milione di sfollati. Non si potrebbero trasportare armamenti verso paesi in stato di conflitto armato, sto leggendo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 185 del 90. Di fatto l'Arabia Saudita è in questo momento impegnato in un conflitto armato in Yemen, e questi morti portano anche in un certo senso la complicità di una fabbrica situata in territorio italiano, visto che le bombe sono italiane fabbricate in Sardegna. Il Movimento 5 Stelle ha denunciato in Parlamento la vendita di armi all'Arabia Saudita, ma il commercio è proseguito senza sosta. La notte scorsa Maurizio Pini di Nidos ha intercettato un altro carico. Le bombe sono partite da Dumus Novas, hanno attraversato tutta la 131, sono arrivate ad Olbia. A quel punto l'ingresso dei 4 tir che erano stati organizzati, mimetizzati, si sono imbarcati per Piombino. La RVM Italia si trova nel Sulcis, un territorio dove la disoccupazione è altissima. Sono della 7, buongiorno. Purtroppo in questo momento nessuno la può ricevere. Le posso fare una domanda? Lei lavora qui? Posso farle una domanda? Ma il fatto che vengano prodotti degli ordigni che finiscono in Arabia Saudita, per esempio, e che vengano utilizzati anche contro popolazioni civili, mi fa riflettere? No? Finché c'è guerra c'è speranza? Chiaro.
dà lavoro a tante persone qui in zona? Sì, molte. Se chiude questa, siamo, scusa il termine, nella merda. Ci vuole la polveriera. Ma non è più una polveriera quella? No, è da posti di lavoro. Il lavoro conta più, sì, diciamo, di vite umane in altri paesi? Certo. Angelo De Idda è il sindaco della città in cui ha sede l'azienda. E del PD. Se chiude questa fabbrica sarebbero 300 che allungherebbero l'isola di disoccupati. Io sono quindi perché l'iniziativa industriale rimanga. Lei da sindaco, no, di un territorio con tante difficoltà. Io sono per l'iniziativa. Perché, per l'iniziativa. Sì, che rimanga la mia fabbrica. E che continuino a produrre bombe. Sì, è una produzione. Sì, ma possono andare dove vogliono. 33.000 disoccupati nel mio territorio. Sta chiudendo Alcoa, sta chiudendo la Porto Venezuela che ci ha minacciato. Ma di cosa pensiamo? Di cosa dobbiamo vivere noi? Le bombe servono perché diversamente mi faccia capire perché le stanno utilizzando. Come l'Italia dice di essere un paese, no? Contrario alla guerra, contrario alla violazione di diritti. Lo dica la Pinotti, che ieri ha detto che è tutto regolare, che fa bene a fare quello che sta facendo. La Pinotti! Il governo italiano non blocca la vendita di armi verso l'Arabia Saudita, che viola i diritti umani e sta facendo bombardamenti in Yemen? È una questione importante, quella del commercio delle armi, che non si risolve però in una battuta. Io penso che andrebbe regolamentato. Penso c'è che una sia legge, no? 185 del 90, possiamo non vendere le armi ai paesi che sono in conflitto e violano i diritti umani. Non è così semplice, ma è un tema vero. Facciamo affari e da lì partono anche i finanziamenti per l'ISIS. Ma perché il governo italiano non ha bloccato la vendita di armi all'Arabia Saudita? Il ministro Pinotti ha chiarito molto, molto bene questa situazione. Cioè ha detto che è tutto regolare, non tutto quello regolare. Che è regolare è giusto però. Sono tra l'altro, aziende private, non c'entra il governo. Il governo italiano autorizza. Emma Bonino, ministra degli esteri, bloccò la vendita di armi verso l'Egitto. Si può fare, c'è la legge 185 del 1990. Come mai il governo non ha bloccato la vendita di armi verso l'Arabia Saudita, visto che sono partiti aerei carichi di bombe dalla Sardegna? Aerei carichi di bombe? Sì. Non so di che cosa stia parlando. Amnesty International la conosce? Sì? Ha espresso una criticità. In un'intervista enorme. Mi fa una telefonata. Che significa? Lei ha detto che non sa di che cosa sto parlando. Amnesty International e Rete Disarmo hanno chiesto al governo di bloccare la vendita di bombe verso l'Arabia Saudita. Grazie sottosegretario. Lì si bombarda e muoiono civili. Onorevole, sono Trocchi alla 7, la Gabbia. Solo una domanda, perché il governo non ha bloccato la vendita di bombe verso l'Arabia Saudita? Amnesty International ha fatto anche un appello al governo. Niente.